No, non si può fare ideologia dicendo le cose che vi ho appena detto. Si fa ideologia non dicendole, facendole e soprattutto mettendoci dentro vita, mettendoci dentro una proiezione all'azione che non viene dal ragionamento, una proiezione all'azione che viene da paure, speranze, passioni, potenze e il che rende l'ideologia qualcosa di solido, non lo schema che vi ho fatto, ma ne fa un soggetto storico-politico reale. L'ideologia non ha nessun interesse a dire le cose che ho detto, cioè non riflette su se stessa. È, io credo, quello che ho detto, ma non lo dirà mai perché non è interessata. L'ideologia vuole funzionare, non vuole pensare se stessa. L'ideologia è pensiero che nasce sporco, che nasce con la volontà di agire, non di pensare. E insomma, è in uno spazio intermedio fra la filosofia, intesa come qualcosa che all'ideologia assomiglia molto, ma si sforza di essere consapevole, critica e consapevole, e lo slogan, cioè la battuta. È un pensiero che è pensato solo una volta da qualcuno e poi viene iterato, viene applicato, viene adoperato come chiave interpretativa e produce effetti a volte di reale penetrazione nella realtà, a volte comici, ovviamente, quando è un'applicazione di un teorema che palesemente non spiega più niente. E allora a quel punto qualcuno da dentro l'ideologia dice: beh, proviamo a cambiare qualche cosa dell'ideologia per tentare di catturare qualche elemento empirico in più. E a quel punto si scatenano le guerre ideologiche, le guerre fratricide, di scomuniche reciproche al grido di eretico traditore. Questo perché l'ideologia non sopporterebbe molto il mutamento. Vorrebbe spiegarlo, non esserne spiegata. Vorrebbe intercettare una qualche legge o verità della storia e della politica. Utilizzarla, l'ideologia è essenzialmente strumentale, il pensiero è strumentale, utilizzarla per agire politicamente, ma non stare continuamente a ripensare, no, pensare, abbiamo già pensato. Tant'è vero che quando il marxismo, che è stata la più vitale di queste ideologie, che aveva l'idea che, l'idea dialettica, che il pensiero non può ossificarsi e bisogna ripensare continuamente. O si bloccava e generava dei mostri come il Diamant, o finiva a creare continue eresie. Tutte le volte che cercava di muovere se stesso per inseguire e spiegare il movimento della prassi, qualcuno gli poteva dire: stai dicendo una cosa che Marx non ha detto. Anche il cosiddetto marxismo occidentale rispetto al marxismo sovietico. L'ideologia si trova bene quando spiega una volta per tutte. Dunque, non esistono ebrei buoni. Lo neghiamo a priori. Dobbiamo avere una risposta chiara, immediata, incontrovertibile. Come non esistono capitalisti buoni, come non esistono protestanti buoni.
se ci mettiamo a pensare troppo, diventiamo ciò che l'ideologo odia, cioè il filosofo. Quando esordisce e calca per la prima volta le scene della storia, non è mai sola. Poi magari vorrebbe essere, vorrà essere. A un certo punto interviene quello che gli studiosi degli ideology studies chiamano l'electoral turn, più banalmente. Si stabilizzano in Occidente le democrazie pluralistiche rappresentative, che funzionano attraverso partiti che hanno un'ideologia che però non possono affermare immediatamente come ideologia esclusiva ed escludente. Quindi si addomesticano. Ma al di là di questo, quando nasce un'ideologia, nel momento in cui vedremo come e perché, perché c'è la data di nascita dell'ideologia, quando nasce, l'ideologia implica pluralismo. Poi il suo obiettivo teorico massimale, first best, è rimanere da sole. Ma la sua origine è un'origine plurale. Si trova in mezzo a altre ideologie, a nemici. Cioè, quando hai un nemico vuol dire che non sei da solo. L'ideologia sta in un contesto di lotta. Un'ideologia è polemica. Naturalmente, come vi dicevo, quasi sempre rifiuta di essere definita ideologia. Dico quasi sempre perché a un certo punto è diventata talmente prorompente la sua energia che perfino il marxismo diceva di sé di essere un'ideologia. Invita il PC invitava i compagni alla lotta ideologica. Perché avevano perduto l'idea, che adesso vedremo, di coscienza rovesciata. Insomma, ideologia voleva dire pensiero che si sporca le mani nella politica. Ma di solito l'ideologia dice, appunto, l'ideologia sei tu, io sono dottrina. Voi potete parlare con qualunque scienziato, anche il più aperto, lui arriva fino a capire i rischi impliciti nel fatto che la scienza possa venire utilizzata male. Ma l'idea che il sapere scientifico sia un'ideologia, per carità. Quando hai mal di denti, lo benedici quello che ha inventato la pastiglia che ti fa andare via il mal di denti, no? Per cui dire ideologia non vuol dire insultare qualcuno. Però mai e poi mai e poi mai troverete una persona che pratica le scienze della natura o anche dell'uomo consentire al fatto che quello è ideologico. Al massimo ti dico, sì, è stata utilizzata male, che non c'entra niente, noi non stiamo parlando di utilizzazione, stiamo parlando dell'origine, non della fine. No, la differenza tra filosofia, fra alcune forme sofisticate di filosofia, e l'ideologia è che alcune forme sofisticate di filosofia sono capaci di pensare alla propria origine. Non di negarla, né di superarla, né di uscirne. Il che spesso le paralizza, perché la filosofia non nasce per agire, tranne che non sia un idealista platonizzante o hegeliano che pensa che la filosofia ha in sé la destinazione al mondo. Questo è un modo per pensare alla filosofia. Ma certamente una filosofia, quando sboccia nella mente di un filosofo, non sboccia per motivi pratici. Mentre invece una ideologia, sì. La caverna di Platone è quello che vi dicevo, cioè è la mossa idealistica per cui
il filosofo si rifiuta davanti al non senso del mondo. No. La Repubblica, la Politeia, è stata scritta per rispondere alla tesi di Trasimaco. La tesi di Trasimaco è la tesi del non senso della politica. Cioè, non c'è giustizia, perché la giustizia è banalmente un totum cretino, all'otto in magazzone, cioè è facile, è la giunta. La vita umana associata non è altro che disordine in cui si riconosce una legge non ordinativa, che è il più forte detto. Si poteva dire con Eraclito, beh, alcuni fa nascere dei, altri uomini, alcuni eroi, altri no, alcuni maschi, altri femmine. Cioè, fa il discorso sapienziale. Invece, con Platone comincia il discorso filosofico aggressivo. E la prima forma di aggressione fatale, fenomenale, è la costruzione della metafisica. Cioè, per rispondere a Trasimaco, ti devi inventare la metafisica. Quello che vedi non è l'ultima cosa di questo mondo. Quello che vedi lo vedi male, finché non compi quel percorso dal mondo al sopramondo per poi tornare al mondo. Inventarsi la metafisica per dar senso al mondo, che è quello che abbiamo sempre fatto in Occidente, che continuiamo a fare, che forse non si può non fare, chiamando la metafisica in un altro modo, facendo finta che l'abbiamo ripudiata, dicendo che non è vera, tutto quello che vogliamo, ma è un continuo movimento di aggressione nei confronti del dato, l'aggressione. Voi direte, ma non si può fare diversamente? Mica è vero. Riprendete tutta la cultura cinese, è tutta fondata sull'esatto contrario. E funziona meravigliosamente. Nessuna aggressione. Prendi quel che c'è e ci passi in mezzo. Non adoperi il pensiero per rifare il mondo, ma semplicemente per abitarlo. Poi è chiaro che col nostro approccio si arriva prima alla tecnica, certo, come no. Con il nostro approccio si inventa il cristianesimo, come con il nostro approccio si fa di tutto, ma è il nostro. Dentro questo approccio c'è l'ideologia che lo semplifica. Perché la caverna non è ideologia? Dunque, premesso che, poi lo vedremo meglio, c'è un bel mucchio di autori, filosofi che dicono che la caverna è ideologia, ed è la matrice di tutte le ideologie. E che Platone è totalitario e che chiunque faccia metafisica è totalitario. Ovviamente io non sono per niente d'accordo, ma insomma, vedremo come e perché ci si arriva a questa concezione totale, per cui la filosofia coincide con l'ideologia. È la stessa cosa, non c'è differenza. Io vi dico, c'è differenza perché? Perché c'è, prima di tutto, nella filosofia un discorso sull'origine, che è un discorso non solo critico, ma autocritico, e l'ideologia con l'autocritica non va d'accordo. E poi, perché l'ideologia vuole, è semplificata, e vuole muovere le passioni, e vuole agitare pezzi della città, se vogliamo. Mentre invece la filosofia non si muove per nulla di meno che per la ridefinizione del mondo, e se in questo obiettivo di ridefinizione incontra pezzi di umanità, va bene, ma il suo obiettivo è un altro. Il suo obiettivo è la spiegazione. La spiegazione. Mentre interagiamo. Per cui Platone mette in piedi un meccanismo che può essere adoperato, semplificato, come matrice dell'ideologia. Certamente, perché l'ideologia è quello.
Ma in Platone, che pure ha una proiezione pratica evidentissima, Platone vuole comandare, in Platone non c'è la certezza ideologica, c'è una serie di incertezze. E poi, la prima delle quali, fondamentalissima, benché poco sottolineata, la filosofia nasce a caso. È un caso, è una contingenza. Il filosofo è un tizio che a un certo punto ha un modo di pensare diverso dagli altri. Dentro la caverna sono tutti legati, poi dice: mettiamo che qualcuno venga slegato, non si dice da chi né perché. Mettiamo che venga trascinato con dolore e sofferenza fuori dall'altro. L'inizio è incerto. L'inizio della costruzione del mondo certissimo è incerto. L'ideologia non ammetterà mai di avere un inizio incerto. L'ideologia nasce su un dogma. Vi sto dicendo quello che vi ho già detto, non è capace di autocritica. E poi, altra grande differenza, e questa ha a che fare con la genealogia, perché siamo partiti dalla domanda, perché c'è l'ideologia? L'altra grande differenza è che dentro la parola ideologia c'è l'idea che la politica è uno scontro di idee che vogliono realizzarsi.